La mattina quando ci svegliamo e apriamo i nostri balconi, le nostre finestre, vediamo già una città pulita. E questo era già prima del Covid-19. Oggi questa attività, la nostra municipalizzata, sempre pronta, con alti standard qualitativi, con i suoi operatori e operatrici che ogni giorno si prestano a mantenere pulita la nostra città, ha aggiunto una nuova attività, che è quella dell'igienizzazione. Quindi anche in centro storico, nelle isole, Murano, Burano, Pelestrina, Lido, ma anche nella terraferma, c'è una nuova attività proprio di igienizzazione, che non è una lavorazione con una pressione ad alta pressione di un prodotto messo a terra, ma è proprio un nebulizzato, è un igienizzante che garantisce la qualità e la pulizia delle strade, ma anche di alcune pareti degli immobili. Non viene... L'attività di igienizzazione viene non solo con un disinfettante da mettere a terra, ma viene, come vedete, anche dagli operatori con delle spazzolatrici che puliscono costantemente il pavimento raccogliendo tutta la sporcizia. Ecco qua lì. Se si raggiungono standard qualitativi elevati nell'igiene urbana, ma soprattutto in situazioni di emergenza come questa, vuol dire che una grande azienda come la nostra municipalizzata si è saputa adattare in tempi molto rapidi con persone capaci. Non a caso si raggiungono certi risultati, ricordo uno per tutti che a livello nazionale quest'anno, all'inizio dell'anno, la nostra municipalizzata Veritas è stata considerata la miglior azienda d'Italia per la raccolta dei rifiuti.